Francesca, siamo qui a Palazzo Zurlo in questa rappresentazione all'interno del presepe vivente, che dove viene celebrata, viene raffigurata, no, l'infanzia di Maria. Ecco, tu sei una giovanissima partecipante di questo presepe, come sta andando? Molto bene, ogni volta che se ne vanno facciamo delle soste, mangiamo e parliamo tra di noi. Mangiate perché fa molto freddo, quindi avete bisogno anche un po' di riscaldarvi. Sì. Quindi ti stai comunque divertendo. Sì, molto. Senti, ma avete fatto dei preparativi i giorni precedenti? Come ti sei preparata? Ci hanno fatto provare le nostre postazioni e hanno fatto vedere dove ci collocavano, appunto. Ma è la prima volta che partecipi? No, un anno ho cantato e altri 2 anni sono stata qua. Siamo con Franco sempre nella scena che rappresenta l'infanzia di Maria. Ecco, lei interpreta Gioacchino. Sì, Gioacchino. E Gioacchino sarebbe il marito di Sant'Anna, il papà di Maria, la piccola Maria, che in questo quadro rappresenta proprio la piccola Maria che ha 3 anni, con la mamma sulle scale, e io ero il papà Gioacchino. Tante generazioni insieme, tanti bambini, persone più grandi, uno scambio, una condivisione, no? Soprattutto come ci raccontava la bambina, e nei momenti di pausa, no? si sta insieme. Sì, è una bella cosa, ti prendi qualcosa per riscaldare, è una bella unione, è una bella cosa soprattutto per loro, comunque, che si avviano, sono bimbi comunque. Nello stesso tempo capiscono sia la parte religiosa sia condividono questa stupenda cosa, giustamente. Sempre qui a Palazzo Zurlo, nella scena dedicata all'infanzia di Maria, la vediamo vestire i panni della mamma di Maria con accanto la piccola Maria. Come sta andando? Tutto bene, c'è parecchia affluenza, il tempo è stato clemente quest'anno, e quindi speriamo che vada tutto bene fino alla fine. Tanti bambini vediamo protagonisti di questa manifestazione, è un modo per trasmettergli quello che è il senso del Natale. Certo, sì. Lei infatti ha partecipato fin dalla prima edizione e con noi nella Natività, come mio marito. E ha partecipato tutti gli anni, quindi è veramente una grande emozione. E mentre l'altro mio figlio è nella scuola, con il maestro e fa l'alunno, quindi siamo sempre stati partecipi. Un'intera famiglia coinvolta. Sì. E bella emozione. Ci siano anche altre rappresentazioni future. Una bella emozione, no? Un momento di condivisione. Sì, assolutamente. Speriamo che tutta la comunità di Baranello, appunto, continui a partecipare a questa bellissima manifestazione. Qui nella scena che rappresenta il dono fatto da Maria. Facciamo le calze per riscaldare
quando erano bambini bisognava mettere le calze fatte a mano perché non ce ne stavano. Antichi mestieri ancora attuali? Sì, sì, sempre tutti antichi sono. Ferri, calze, lana, c'è la lana là che per fare le calze si filava, tutte queste cose. Quarta edizione del Presepe, lei è la prima volta che partecipa oppure ha partecipato a tutte le edizioni? Tutte le edizioni sono partecipate. A volte ho fatto del grandurco, a volte ho fatto le calze, a volte ho fatto dei scartefoglie che ci mettevano nel saccone di una volta, tutte queste cose. Ecco, quindi diversi ruoli, vediamo tanti bambini, tante persone più grandi, no? C'è tanta condivisione, no? Avete dato poi anche dei consigli? Molte spiegazioni, abbiamo dato sempre come facevamo noi una volta, bisogna fare tutte queste cose. Quindi i mestieri antichi che sono stati, che sono tornati, no? Di attualità all'interno di questo presepe. Si ricordano tutte le cose fatte antiche, perciò ci fa come si faceva la maglia, come si lavorava il granone, tutte queste cose antiche, sì, sì. Con Cristina nella scena dedicata all'Annunciazione, tu vesti i panni di Maria, come sta andando questa edizione? Abbastanza bene, purtroppo il tempo è un po' brutto, però comunque è abbastanza bene. Di neve un po' di freddo, però anche tanto divertimento, no? State insieme, un modo per condividere con tutto il resto del paese. Sì, perché comunque ci incontriamo insieme ai nostri amici ed è bello stare insieme, soprattutto in queste occasioni. Anche perché nei giorni precedenti ci sono stati tanti preparativi, tanto lavoro. Ecco, tu in che cosa hai collaborato? Sì, sicuramente comunque noi ci impegniamo appunto per realizzare questo presepe e ci sono gli organizzatori che ci mettono un gran lavoro, io quello che posso diciamo faccio e ho dato una mano in qualche modo comunque. Stasera un po' di emozione, no? Tanti visitatori che comunque vi guardano, siete i protagonisti del presepe vivente, c'è un po' di emozione. Sì, sì, comunque quando vengono le persone ti viene l'emozione, perché vedi che comunque il lavoro che c'è stato viene ripagato in qualche modo. Siamo con Laura Giovannitti, presidente del comitato ITINE, il comitato promotore del presepe vivente qui a Baranello, nel centro di Baranello, nel cuore di Baranello, largo Angiolillo, dove troviamo tre quadri diversi all'interno del presepe vivente. Sì, buonasera. Allora, qui ci troviamo nel quadro in cui la Vergine Maria fa visita ad Elisabetta e dopodiché scopre di essere incinta, ritorna a casa e nel momento in cui ritorna San Giuseppe scopre che sua moglie è incinta e la ripudia. Ho tante presenze, ecco, quindi il lavoro che viene ricompensato dalle persone che vengono apprezzano l'iniziativa. Sono molto soddisfatta perché nonostante le temperature gelide le persone hanno accolto il nostro invito, per cui ringrazio veramente tutti, grazie di cuore.